Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, in questa terza e ultima messa in onore e in commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa ci fa volgere decisamente lo sguardo verso il cielo e verso quindi una realtà del morire che grazie alla redenzione operata da Gesù e soprattutto grazie alla buona corrispondenza da parte dei fedeli ha già praticamente vinto con Gesù la morte. Avrete certamente riconosciuto nel Vangelo, lo stesso Vangelo proclamato nella Messa di ieri, è il Vangelo dei Santi, perché le beatitudini sono la vita dei Santi. E nella seconda lettura abbiamo dato un'occhiata all'ultima parte del Credo. Ricordate come diciamo, aspetto la risurrezione dei morti, e c'è quella frase, e la vita del mondo che verrà. C'è un mondo che verrà, c'è una nuova creazione. Spero che ci crediate tutti quanti, abbiamo sentito nella seconda lettura. Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il cielo e la terra di prima erano passati e il mare non c'era più. Chi ci starà in questo nuovo cielo e in questa nuova terra? La Chiesa ci sarà. Finalmente vedremo la Chiesa così com'è, cioè tutti gli uomini risorti in anima e corpo e pieni di gloria, eternamente beati. In questa dimensione misteriosa dice il catechismo della Chiesa Cattolica, ma reale, cioè il mondo, questa creazione, così come noi la conosciamo, scomparirà e Dio ne farà una nuova. Questo è quello che dice la rivelazione. Questa è parola di Dio, non è parola di un uomo. E che cosa sarà questa cosa? Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Ergerà le lacrime dei loro occhi, vedete, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Quindi vedete, e chi sono i santi? Quindi sono quelli che anticipano queste realtà in questa vita. I santi sono coloro, certamente, che vanno incontro alla sorella morte corporale, ma ci vanno incontro in maniera differente dagli altri. Noi dobbiamo sempre confrontarci seriamente. Questo mese è un mese da vivere bene. Io ci penso al giorno della morte mia. Come ci penso? Sono consapevole che può darsi che domani mattina non mi sveglio. Quando vado al funerale e guardo la bara, penso un giorno ci starò io lì dentro, d'accordo? Perché è così. E questo pensiero come me lascia? I santi si vedevano la bara e non è che erano necrofili, no? Diciamo, non vedo l'ora che arriva un giorno per me, d'accordo? E temperavano questo pensiero non con la paura, dicendo vabbè signore mio, però se possiamo rimanere un altro po' sul pianeta Terra, fare un altro po' di opere buone, se questa è la tua volontà, va bene, ma solo per questo Quindi il santo in Gesù risorto l'ha già vinta la morte, perché cammina lontano dal peccato, che è il pungiglione della morte, dice San Paolo nelle sue lettere. Capito? Appena ti pungi un peccato, tu la morte la vivi dentro che te. Ancora che viverla con esperienza fisica, e i santi col peccato non hanno niente a che fare, ma come dire, attendono sorella morte corporale, come chiamava San Francesco, come un momento in cui finalmente posso vivere la pienezza della gioia che già vivo in comunione con Gesù. Quindi quest'ultima messa è bellissima. Infatti, la prima lettura, perché la prima lettura è una di quelle che si legge funerali, si legge funerali delle persone che hanno fatto una buona vita cristiana. Se non ricordo male questa propria lettura che fu letta al funerale del mio amico Francesco. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, quindi anche se non muoio a 23 anni non c'è nessunissimo problema e nessun tormento lo toccherà, bastano quelli che hanno vissuto in questo mondo. E come continua? Agli occhi degli stolti parve che morissero. Gli stolti, quindi che sono senza cervello, quelli che dinanzi alla morte fanno le tragedie, si disperano. Se muore un ragazzo di 23 anni, tu come reagisci? Se muore il figlio di un tuo amico, di una tua amica, tu come reagisci? Reagisci malamente, come se fosse la fine del mondo. Non è la fine del mondo che muoia una persona di 23 anni, che muoia il figlio. Non è una grande prova, ma non è la fine del mondo. La fine del mondo è se il ragazzo di 23 anni, il figlio di quella tua amica, si droga, d'accordo? O fa peccati montani, bestemmia, quella è la fine del mondo. Non se muore,
della morte fisica. Noi non è che siamo fuori, cioè, noi queste cose dobbiamo avere abbastanza chiare, e se non ce le abbiamo chiare perché siamo ancora molto umani, troppo umani forse, e poco divini, agli occhi degli stolti, perché dovessero la morte con un figlio di Dio, non è altro che un passaggio, ma così è, capite? Cessa di battere il cuore, il corpo viene consegnato alla terra, ma l'anima comincia a vivere più di prima, non meno, più. La loro fine pulita non conosce alcuna, la loro partenza non è una rovina. Sembra che sia la fine del mondo. Sapete, per certi aspetti, cercate di capire bene come sto dicendo, quali sono le anime più fortunate, d'accordo? Quali sono le anime più fortunate? Perché basta una piccola cosa per andare in paradiso. Sono le anime di quei bambini che vengono concepiti, ma poi aborto spontaneo, quindi non, perché non un aborto volontario, è una tragedia. Per quelli basta una piccola messa celebrata per i bambini non nati, un piccolissimo atto, quello è un'anima che era macchiata soltanto dal gruppo d'origine, d'accordo? Appena celebrata la messa, quella vola al cielo, e guardate che agli occhi di Dio, un'anima appena concepita, o un'anima comunque la mia che ha 46 anni, la stessa identica cosa, non c'è nessuna differenza agli occhi di Dio. E la vita di quell'anima appena concepita ha la stessa forza vitale che c'era quella dell'anima di lui di 80 anni. Se ne vola direttamente in cielo, cioè, anche se è passato questa valle delle lacrime del pianeta Terra. Per cui, per certi aspetti, capite bene il senso, e il senso ovviamente illuminato dalla fede, beata lei se non ha direttamente su, senza passare per i travagli della vita terrena. Quindi, la partenza da qui non è una rovina, essi sono nella pace. Ancora continua, anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Penso a quel mio amico di cui parlavo, quello è stato un anno in croce, altro che castigli, via crucis, ma per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come erano i crogioli di un olocausto. Vedete che il morire cristiano trasfigura anche le eventuali prove e tribolazioni che precedono la morte. Cosa sono? Una maledizione? Sono una disgrazia o sono una grazia? E pensiamo, qui ci viene detto che non sono una disgrazia, agli occhi degli uomini subiscono castighi, ma queste sono prove di Dio attraverso le quali sono stati saggiati come oro, trovati degni di sé e sono volati direttamente in paradiso grazie alla purificazione del potere interno. Sapete che il mese di novembre è anche il mese delle anime sante del purgatorio, no? Oggi spero che siamo tutti quanti al cimitero e ci impegneremo in questo mese per i suffragi. Cos'è il purgatorio? Il purgatorio è il passaggio di purificazione necessario per poter vedere Dio, a meno che tu il purgatorio non te lo sei fatto sul pianeta Terra, perché si può anche fare il purgatorio sul pianeta Terra. E come te lo fai il purgatorio sul pianeta Terra? Se abbracci con amore le sofferenze e le tribolazioni che il Signore demanda, d'accordo, senza ribellarti, e se fai male penitenze volontarie, così le fai il purgatorio, non ci stanno altri sistemi. La tua anima si purifica e diventa capace di sostenere la visione beatifica qui in questo mondo. Se non c'è in questo mondo, c'è nell'altro mondo. Questo è quello che ci annuncia il mistero del crocifisso, no? E conclude questa splendida lettura: nel giorno del loro giudizio risplenderanno, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà sempre per sempre su di loro. La chiusa di questa lettura è ancora più bella: quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Vedete che se uno ripensa alle cose che ci siamo detti in questa breve riflessione, queste cose sono esattamente il contrario di quello che viene comunemente pensato. Quindi, comprendere la verità, molte volte la verità è molto più ampia di quella che sembra a prima vista. Ancora, coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore. Non facciamo che io ogni tanto racconto la storiella che successe a 2 mesi al sacerdozio, raccontata tante volte a Santa Maria, che stava a portare con i malati, c'era una persona anziana che stava lì per morire di cuore, coraggio, figlio mio, non sapevo che dire, era appena diventato sacerdote. Noi abbiamo fiducia nel paradiso, nella vita eterna. Questo guarda, ma paradiso, la vita eterna, ma speriamo, se proprio così, insomma, no? Spero che noi ci crediamo, perché grazie e misericordia sono riservate ai suoi eletti. Quindi chi vive come figlio di Dio non teme la morte,
e la morte è uno spauracchio che io non ci penso, meglio sto, oppure una cosa che se ci penso viene la depressione, viene l'angoscia. Sorella morte è sempre la benvenuta, se arriva adesso è la benvenuta, se arriva tra 40 anni è la benvenuta. Capito? Perché se si vive in amicizia con Dio non si ha paura della morte. Capito? Si può avere paura della morte se uno non ci crede, per esempio, nella vita eterna. D'accordo? Quindi quando uno ha paura della morte deve farsi una bella domanda e se la deve fare nel proprio cuore: come mai ho paura della morte? Di che ho paura? Cosa temo? Temo di lasciare la terra, temo di lasciare questo lugare, temo che poi non ci sta niente, temo che soffrire troppo, che ne so, d'accordo? Dobbiamo chiederci, perché per i figli di Dio la morte è un semplicissimo passaggio, è l'ultima, diciamo così, è la più grave pena del peccato, che noi volentieri paghiamo al nostro Signore, ma è un passaggio che ci proietta nella bellezza della vita con Lui. Ecco perché la celebrazione dei Beati Defunti subito dopo la festa dei Santi, ecco, perché i Santi ci tracciano il cammino, e tutti noi che siamo poveri fedeli abbiamo però ricevuto dal Signore la chiamata alla santità, cioè vivere nella sua amicizia fin da ora per poterlo poi godere eternamente in paradiso. Chiediamo a Maria Santissima, a cui sempre chiediamo l'Ave Maria, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte, che ci aiuti a vivere santamente, ad avere un rapporto sereno e cristiano con la morte, e la vera una grandissima carità verso i nostri cari defunti, che anche per la sua grandissima intercessione e per la potenza del Santo Rosario possano ricevere molti suffragi e avere abbreviato il loro cammino di purificazione. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.